Raghi, oggi ufficialmente proverò a giocare a Roblox dal telefono. Siccome io gioco sempre dal computer, stavolta abbiamo deciso di cambiare. Voglio vedere quanto è difficile per voi che giocate dal telefono, appunto, giocare a Roblox. Ok, sono appena entrata in un server. Allora, devo dire che il movimento, vabbè, non è troppo difficile. Una cosa che mi dà fastidio è che dal telefono, raghi, su Brookhaven non si può correre. Non posso correre, posso andare solo a questa velocità. Oh mio Dio, non ci credo. Quindi non posso nemmeno scappare. Ma proviamo a fare delle sfide, diciamo. Per esempio, su Brookhaven posso provare a rubare dentro le case. Ovviamente dal telefono sarà tipo super difficile. Oh mio Dio, raghi, come fate a mettere il lettino per entrare nelle case chiuse? Allora, intanto devo cercarlo. Ok, ho il lettino. Guarda questa cosa, che non posso correre un quarto d'ora solo per raggiungere le case. Allora, qui c'è una. Ah, ricordiamoci che devo prendere anche la bomba. Intanto ci facciamo piccoli. Ok, perfetto. Oh, ce l'ho fatta al primo colpo, non ci credo. Sono in casa. Aspetta. È lì. Raghi, non so se ci ha visto. Sapete che cosa? Chi se ne frega, proviamo a saltare al piano di sopra. Andiamo. Ok, ci siamo, ce la stiamo per fare. Il mio primo furto su Roblox dal telefono. Ce l'ho fatta, non ci credo. Ok, raghi, beh, devo dire che è... Allora, è più difficile perché io non posso vedere, non posso essere così veloce. Però ce l'ho fatta, si può fare. Voglio provare a fare in realtà è prendere casa mia e provare a decorarla dal telefono. Oh mio Dio, vediamo com'è bannare le persone dal telefono. Sì, soddisfacente, molto bello. Ok, proviamo a decorare tipo questa stanza. Allora, come si tolgono gli oggetti qui? Ah, devo schiacciare dall'altra parte. Ok. Anche qui ho l'inventario, è molto più piccolo però di quello del computer. Oh no. Allora, cerchiamo di fare una cosa per volta. Intanto devo prendere questa scatola e qui ho tutti gli oggetti. Allora, proviamo a mettere qualcosa di interessante. Allora, metto delle luci qui e qui. Poi il coso del cibo. Dei palloncini. No, è vero, non ne posso mettere più perché sono nel server pubblico. Però allora, è solo difficile quando io cammino e devo spostare la visuale e per sbaglio metto degli oggetti a terra. Infatti mi dice ogni volta limite di oggetti. Perché io non li voglio mettere, ma semplicemente quando mi sposto e cerco di saltare o cambiare la visuale, mi tocca le cose. E quindi ecco che è super difficile. Allora, proviamo a fare un'altra cosa di... Non riesco ad aprire la porta. Oh, ce l'ho fatta. Proviamo a fare un'altra cosa che per me è scomodissima su Roblox, raghi, dal telefono. Scrivere. Oh mio Dio, io odio scrivere su Roblox dal telefono perché ci vuole un sacco. Invece lì hai la tastiera, scrivi e basta. Per non parlare del correttore che ogni volta mi corregge le frasi e la metà Brookhaven non le prende. Oppure zoom. Mare, oh mio Dio, ok, sì, ce la faccio. E raghi, vi posso dire un'altra cosa. Allora, è molto comodo giocare dal telefono perché te lo puoi portare sempre appresso. Però, addirittura la grafica non è super come quella del computer. Se io provo a metterlo, vedo tutto un pochino più... Non lo so, raghi, ditemi se si vede voi dal video che questo video è stato fatto con il telefono e non dal computer. Anzi, ditemi anche quale stile preferite. Non so come uscire da Roblox. Come si esce da Brookhaven? Ah, così esci, perfetto. L'ho trovato. Per vedere quanto è difficile ho deciso di fare anche un parkour. Oh mio Dio, no ragazzi, come fate a fare il parkour dal telefono? Siete dei supereroi. Oddio, sono già morta. Non riesco a vedere bene le cose. No, raghi. Oh mio Dio, Tower of Hell è ingiocabile tipo dal telefono. Forse è perché non ci sono abituata. So che alcuni di voi sono super bravi con il telefono. Ok, proviamoci. Ok, qui. Oh mio Dio. A few moments later. No, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Raghi, posso fare solo gli hobby facili e basta, sono negata. Già sono negata col computer, figuriamoci dal telefono. Raghi, ho portato qui Ro per vedere se riesco a batterla delle sfide su Brookhaven. La prima sarà... ovviamente no, anche perché io gioco dal computer ed è più forte del telefono. Oh mio Dio, mi sto muovendo come se non sapessi dove guardare. Sì, vedi, ma manco sai muoverti. In che sfida vuoi essere assolutamente spaccata? Oh mio Dio, senti, proveremo la sfida delle macchine. Ora io mi devo prendere la macchina più bella e fighissima. Numero uno, devi
provare a mettere la texture, che secondo me laggerà tutto il telefono. Beh, non ci hai mai provato, giusto? No. Ok, il telefono quando la metterai, oh, distruggerai tutto, tipo, secondo me. Ti si chiuderà l'applicazione. Anche perché io l'ho messo al massimo, vediamo. No, non vediamo. Sta succedendo. Invece no, il mio telefono è bellissimo. Va bene, brava. Ok, ok, è andata. L'abbiamo accettato. Però ditemi, raghi, se a voi questa cosa fa distruggere Brookhaven, a quanto pare. Ok, pronta? 3, 2, 1... No, ho sbagliato, aspetta, non via, ho cambiato. Via. Raghi, un quarto d'ora per cambiare la velocità, non la sopporto. Ecco, già, sto facendo il primo giro, buona fortuna. Oddio, dove sei? Oddio, troppo veloce. Ma ce la fai a guidare dal telefono? No, ragazzi. Sì, guarda, secondo giro. No, avanti devo andare, non dietro. Oh, mio Dio. No, ma ragazzi, ti aspetto, ti faccio un favore. Ti faccio un favorino, anche se tu sei al primo giro ancora. Però ti faccio avanti, aspetto. Wow, oddio. Facciamoci la passeggiata insieme. Guarda. Più mi devi pure spingere. Non ce la posso fare. Allora, piano. Dai, spostati! Vai avanti. Allora, piano, ragazzi, piano, mi dispiace perché gioca dal telefono. Sarà sicuramente piano. No, ma sono piano, io piano, che... Vai piano, che io ti supero. Sono io che... Tieni, te lo meriti, sei proprio caduta. Mannaggia, sono fortuna perché chi va piano va solo e va lontano. Ok, raghi, siamo alla seconda sfida. In pratica è, diciamo, una sfida di outfit questa volta. Chi riesce a cambiarsi nell'outfit migliore vince, ovviamente. Vieni, ma se io metto le bombe a ripetizione, ti lagga il telefono? Non mi lagga il telefono. A meno che non avete un telefono, diciamo, di qualche anno fa, dovrebbe andare tutto bene. Di qualche anno fa, tipo 10. Ok, comunque ti faccio vedere in che velocità riesco pure a cambiarmi il mio outfit. Okay, via, allora. Via. Aspetta, io devo trovarli un attimo. Come devi trovarli? Oh, certo. Mio Dio. Io uso questi qua del negozio. Ok, questo, poi i capelli. I capelli mi metto, divento bionda, to. Che schifo, perché bionda? Ma dai, non è troppo difficile. Anzi, è molto più comodo forse per gli outfit. Addirittura. Mi metto una scimmia. Ci sono, fatto. Ma come fatto? Tranne la mia giacca, vedi, te l'ho detto che è molto più comodo. Ah, no, non lo sapevo. E devo dire che bionda ci stai anche bene. No, guarda, non mi faccio bionda. Come no? Secondo me, guarda, mi sono ho i capelli rossi o i capelli neri, raghi, scegliete, solo un bionda no. Allora, io direi che il mio outfit è, però è più carino del tuo, Cioè, guarda, sembri una mamma. Non sembro una mamma. È una signora vecchia. Non è vero, perché hai una scimmia sulla spalla? Mi scusi, lei. C'è perché hai te stessa sulla spalla? Ma non lo spieghi? Ma cosa fai da Timothy, Ma poi guarda, è come si è vestita, maglietta a caso, felpa rossa. Allora, lui si chiama bianca, Timothy, va bene. I pantaloni, non si sa di che colore è, non identificato. Marroncini. E poi guarda, io sono figlia dei fiori, cammino a piedi scalzi. Ti prego. Comunque, punto mio, Jenny. Vai, vuoi salire sulla mia macchina veloce che non sbatte da nessuna parte? Ragazzi, poi un'altra cosa che non sanno i due. Sì, gliel'ho detto all'inizio del video. Non si può correre dal telefono. Proviamo, 3, 2, 1, via. Io invece posso fare lo sprint. Guarda, guarda come mi superano. Però perché tu non puoi fare questo. C'è un pulsante per farlo. Tu non puoi farlo questo, Oddio, come fai? Tu la puoi farlo questa, come da fai? Telefono, sì. Da telefono, se tu schiacci un pochissimo la leva per rimuoverti, fai questo passo molto lento. Figo, fighissimo. Ok, ma abbiamo l'ultima sfida. Vediamo in quanto tempo riusciamo a derubare la banca. Col pensiero! C'è già uno! L'hanno già derubata, non ci posso credere! Vabbè, dobbiamo derubare una casa, vieni. Guarda il fumo, oh mio Dio. Non okay. Ci credo, ci hanno rubato la banca da derubare. Cioè, qualcuno è stato più veloce di aspettami, noi. Aspettami. Non è né dal telefono né dal computer, ma da console. Per questo è stato così veloce. Allora, io quella di sinistra, tu quella di sinistra e io quella di destra, ok? Ok, 3, 2, 1. Chi esce prima con i soldi vince. Ok, devo prendere il lettino. Oh, mio Dio. Io già l'ho messo il lettino. Io non ce li avevo gli oggetti. No, non riesco ad entrare. Aspetta. Quindi è problematico. Ok, lettino. Uno fatto. Dove cavolo è la cassaforte di questa casa? Oh mio Dio. Non ci credo, non mi fa entrare. Ok, ce l'ho fatta. Adesso ho messo il lettino male. Ho fatto esplodere la cosa, sto per uscire.
No, no, aspetta. No, no, io non so dove cosa. Manco la cosa qui dentro. Mi dispiace, sto prendendo l'ascensore, sto scendendo. Eccola, l'ho trovata, aspettami. Mi dispiace, sto per uscire. Ho tolto la casa, ho tolto la casa, non ci credo. Io mi rifiuto. Ho un'ultima cosa, dobbiamo... Se n'è andata. Raghi, ci proverò io. Devo provare a fare un solo trucco di Brookhaven. Raghi, l'ultimo trucco. Ok. Beh, i trucchi funzionano anche dal telefono. Sono sotto lo spawn. Beh, certo. E c'è una cosa in realtà. E adesso... Che non vi ho fatto vedere. Io, Ro, posso saltare automaticamente. Appena il mio personaggio va addosso a qualcosa, salta da solo, senza che io tocchi il pulsante. Cioè, non devi schiacciare lo spazio nel mio caso? No, da me non devi schiacciare il bollino. Allora, per finire praticamente... Ci sono un sacco di pro e un sacco di contro nel giocare per il telefono. Però non è impossibile. Anche cose in più rispetto al computer. Infatti, però è un po' più difficile giocarci. Ragazzi, fatemi sapere da dove preferite giocare e da dove giocate voi. Io gioco di solito dal computer.